Il vigneto rosso di Vincent van Gogh. Il vigneto rosso è un quadro dipinto nel 1888 dal celebre artista olandese Vincent van Gogh. Oggi è conservato in un museo di Mosca, in Russia. Nonostante oggi Van Gogh sia considerato uno dei più importanti pittori di tutti i tempi, durante la sua vita riuscì a vendere solo un quadro. Proprio questo. A differenza dei pittori che all'epoca Van Gogh conosce in Francia, gli impressionisti, l'artista non copia questo paesaggio dal vivo, ma riproduce un suo ricordo. Nel quadro è rappresentata una vigna nelle campagne di Arles, una città nel sud della Francia, in cui il pittore vive un periodo della sua vita. Il paesaggio è dominato da un sole bianco e luminoso che colora il cielo di un giallo sempre più vivo e capiamo che sta per tramontare. In primo piano, in contrasto con il giallo del cielo, domina il colore viola del vigneto. Con tante pennellate brevi di colore denso, dal viola si passa al rosso, all'arancione, al giallo del campo. In questo insieme di colori allegri e autunnali, spiccano tanti personaggi vestiti con i toni del blu e con un contorno nero ben preciso. Van Gogh non disegna i dettagli dei volti o degli oggetti, ma è attento all'effetto dei colori. A destra c'è un sentiero bagnato. Siamo in autunno, al tramonto, e l'aria comincia a essere umida. L'effetto del bagnato, reso con tratti bianchi, azzurri e blu sulla strada gialla, ci fa apparire il sentiero come se fosse un fiume. Capiamo che non lo è perché c'è la sagoma di un uomo in piedi. Tra le persone al lavoro, quasi tutte donne, c'è in secondo piano un carro trainato da un cavallo. Proseguendo con lo sguardo verso la fine del campo giallo, scorgiamo altri contadini che appaiono in lontananza come puntini scuri. Attorno alla vigna, a partire dalla zona sinistra del quadro, c'è un filare di alberi verdi, il cui colore riprende quello delle vesti dei personaggi, creando un insieme allegro ed equilibrato.